Il lampone ha subito un incremento di produttività a livello mondiale. Vediamo negli ultimi 10 anni, quindi la produzione mondiale di lampone è in forte aumento. Vediamo dai dati FAOSTAT del 2019, la produzione mondiale si stabilizza con la Russia, che è il principale produttore, seguito dal Messico e dalla Serbia. Possiamo vedere soltanto al 21° posto l'Italia, che comunque ha degli elevati numeri di produzione che sono in crescita con 2.280 tonnellate. Questo è dovuto sicuramente all'incremento di nuove tecniche colturali come il fuorisuolo e a studi di miglioramento genetico a fine di ottenere una varietà con un fabbisogno in freddo meno elevato, quindi adatto a tutti gli areali, compreso dal nord al sud dell'Italia. Tra il genere Rubus, vediamo, cioè, il genere Rubus comprende più di 750 specie in tutto il mondo, quindi soprattutto queste sono presenti allo stato selvatico, quindi molte di queste non sono economicamente importanti, ma infatti vediamo tra le principali specie importanti che si collocano sotto genere Idiobatus, il genere Rubus Deus, appunto il lampone europeo rosso. Attraverso studi di miglioramento genetico sul lampone è stato possibile incorporare geni di interesse agronomico e qualitativo come la rifiorenza, la consistenza del frutto e la resistenza alla marcescenza delle radici proveniente da specie differenti tramite lunghi percorsi di reincroci. Questi sono caratteri che ormai possiamo trovare nella nostra specie di riferimento commerciale, quindi la Rubus Deus. I metodi per creare variabilità genetica sono vasti. Abbiamo la selezione clonale, la mutagenesi naturale o indotta e il miglioramento genetico, quindi l'incrocio. Oltretutto abbiamo anche degli strumenti biotecnologici. Per quanto riguarda il miglioramento genetico, è importante stabilire un programma di incroci, quindi selezionare una specie parentale che abbia delle caratteristiche agronomiche superiori, quindi che vogliamo permettere che vengano trasferite alla sua progenie, in modo così, grazie a sfruttare quindi la complementarietà tra la combinazione ge ge tra dei due genomi dei parentali, al fine di ottenerne dei nuovi elevati e superiori, di carattere ancora migliore. I principali obiettivi nel miglioramento genetico sono appunto la produzione, quindi l'elevata produttività della pianta per aumentarne così la resa, il portamento della pianta e quindi la riproduzione, quindi quante volte la pianta va a fiore, quindi se questa è rifiorente o unifera. E inoltre che sia resistente a particolari stress abiotici e biotici che possono portare al collasso della pianta e sicuramente la qualità del frutto, quindi tutto ciò che riguarda l'interesse appunto del consumatore, quindi la buona pezzatura, il colore, l'intensità del colore, la brillantezza. E ovviamente anche gli aspetti nutrizionali che possono creare quindi dei vantaggi a livello nutrizionale del consumatore. Qui vediamo riportati i principali step nel programma di miglioramento genetico che quindi possiamo effettuare. Vediamo in primis la scelta dei parentali. Successivamente appunto avviene l'incrocio che può essere di tre diversi metodi diversi.
l'ottenimento del semenzale, quindi la valutazione del semenzale, se questa è positiva, la successiva propagazione al fine di ottenere una selezione. La selezione poi viene valutata in tre diversi step, quindi in tre diversi piani, quella soggettiva, quella oggettiva con i vari dati di laboratorio e la successiva fase precommerciale, quindi quella nei campi degli agricoltori. Infine lo scopo principale è quello del rilascio varietale, quindi di ottenere il nostro brevetto. Vediamo nello specifico, quindi la scelta dei parentali avviene attraverso una valutazione fenotipica dei generali requisiti richiesti dal consumatore, quindi dall'agricoltore, quindi la produttività della pianta, l'adattabilità all'ambiente, il tipo di fruttificazione, se questo è una rifiorente che abbia la capacità di rifiorire due volte l'anno per aumentarne così la resa e la distribuzione durante l'anno e poi i specifici requisiti, quindi la capacità di resistere a determinate patologie o stress, la qualità del frutto e sicuramente la shelf life. Questa valutazione fenotipica dei parentali può essere associata anche ad una selezione genomica, quindi andando così a prevedere quale sia il valore atteso genetico della progenie che vogliamo andare a creare, data dalla combinazione dei parentali che abbiamo scelto. Questo avviene tramite dei marcatori molecolari che appunto ci danno la predizione del valore genetico di quello che potremmo trovare nella popolazione successiva, e soprattutto questo può andare a ridurre i tempi di selezione, perché appunto i tempi di selezione in questa fase sono molto lunghi. Per creare un incrocio, quindi una variabilità genetica, sono i seguenti. Possiamo vedere sulla base della disponibilità genetica andiamo a sceglierne uno di questi e soprattutto sulla base degli obiettivi che il nostro programma di miglioramento genetico vuole raggiungere. Quindi se vogliamo andare a verificare il livello di eterozigosi nel parentale, potremmo andare a fare un'autoimpollinazione, e anche se questa non è consigliabile farla per più di due cicli, perché appunto potrebbero andare ad incontro di inbreeding e addirittura sterilità. Poi abbiamo il metodo intraspecifico, quindi l'incrocio intraspecifico, dove appunto cerca di prendere vantaggio dalla combinazione dei due genotipi, quindi di migliorarne addirittura con la complementarietà il livello superiore, quindi di portarne di nuovi che siano migliori addirittura a quelli che abbiamo visto nei parentali che abbiamo scelto. Inoltre abbiamo l'ibridazione, quindi l'incrocio interspecifico che può aumentare il livello di variabilità genetica andando ad introdurre un carattere di interesse che proviene da una specie diversa. Questo richiede molto tempo, quindi una tempistica molto lunga in quanto richiede numerosi backcrossing, e ciò può portare all'ottenimento di un ibrido che potrebbe essere esterno. Possiamo vedere poi qui come viene fatto nello specifico un incrocio artificiale, quindi una volta scelta il nostro programma di incroci andiamo nella fase della preantesi del fiore, quindi poco prima che si apra, andiamo ad allontanare la parte gametica maschile, quindi quello che sono anche i sepali, i petali, i filamenti e le antere, andiamo a raccoglierne il polline e a disidratarlo. In questo modo poi potremo andarlo ad applicare grazie all'utilizzo di un pennello sullo stigma della parte rimanente del fiore, quindi quello che è la parte femminile, ovvero l'ovario, costituito da ovario, stilo e stigma, appunto la parte superiore che viene impollinata, isolata dall'ambiente circostante per impedire contaminazioni e successivo sviluppo
del frutto e maturazione di questo. Questo contiene un insieme di drupeole aggregate, quindi contenente ognuna di queste drupeole un seme. Verrà allontanato dalla polpa il seme e quindi collezionato. Una volta ottenuto il nostro seme, che è lo scopo del nostro incrocio, dobbiamo riuscire a farlo germinare. Quindi il genere Rubus è caratterizzato da una bassa germinazione, poiché è dotato di una doppia dormienza, ovvero un doppio tegumento, un tegumento molto duro e che è molto difficile da raggiungere dall'acqua e dall'aria. Quindi processi biofisici all'interno dell'embrione potrebbero tardare ad arrivare, quindi il seme per questo non germina. Ha bisogno di una rimozione chimica o una rimozione meccanica o una scarificazione chimica. E successiva stratificazione per attivare questi processi biofisici a temperatura di 4 gradi per circa qualche mese, 2-3 mesi. Quindi vediamo tra le metodiche principali l'acido solforico per 30 minuti, non di più, in modo così da non andare a danneggiare l'embrione, oppure l'acido solforico con l'aggiunta di idrossido di calcio per riattivare il pH e ipoclorito di sodio per un'ulteriore pulizia del tegumento, quindi un'ulteriore scarificazione, e successiva immersione con gibberelline, per andare appunto a sviluppare a stimolare la germinazione dell'embrione. Inoltre abbiamo anche la rimozione meccanica, come dicevamo, che solitamente viene associata a una coltivazione in vitro con una semplice rimozione del tegumento esterno. Una volta ottenuti i nostri sementali, quindi quello che è germinato già in prima fase, possiamo andare a fare una valutazione precoce sui sementali. Questo se abbiamo uno specifico obiettivo da mantenere, quindi da raggiungere all'interno del nostro programma di miglioramento genetico, come per esempio potrebbe essere quello di una resistenza a un patogeno. Quindi il nostro sementale viene inoculato con un patogeno, quindi con una malattia, e quindi impone questo stress alla pianta, e solitamente quelle che resistono, quindi che dimostrano avere la resistenza a tale patogeno, vengono poi selezionate e le altre scartate. Inoltre potremmo andare a fare anche un'altra selezione, sempre artificiale, quella indiretta o assistita da marcatori molecolari. Quindi dopo una purificazione ed estrazione del DNA da parte appunto da un prelievo di una foglia, andare poi a misurare andare a ricercare i marcatori molecolari che sono associati ai caratteri di interesse che vogliamo trovare all'interno della progenie. E inoltre possiamo avere anche una naturale selezione, quella lì che attualmente applichiamo. Nel breeding classico, appunto, la selezione fenologica del portamento della pianta, della vigoria della pianta, della sua produttività, quindi del numero di assi fiorali, soprattutto della capacità di rifiorire in rifiorenza, quindi la capacità di riprodurre doppia fioritura durante l'anno. E poi andiamo a fare una valutazione soggettiva di quello che è il frutto, quindi di quello che ha un aroma, un particolare gusto, e sicuramente anche la pezzatura è importante, e anche il colore, quindi la lucentezza dell'intensità del colore. Infatti, alla fine andremo poi a selezionare un sementale per vigoria, per tipo di fruttificazione e per frutti. Sulla base poi di questo, tale sementale andrà poi propagato seguendo i seguenti metodi per ottenere la selezione. Quindi questo può essere propagato tramite radice, tramite pollone radicale, in quanto appunto il lampone ha la capacità di creare dalla radice
germogli, che diventano appunto dei polloni, così chiamati. Quindi il prelievo tramite distacco di una parte della radice può permettere di ottenere una riproduzione asessuale. Inoltre potremmo andare a fare una talea radicale, appunto con prelievo di radice, una talea erbacea, che avviene solitamente in determinati periodi dell'anno perché appunto è difficile da far radicare, viene aggiunto un ormone che è appunto l'IVA, oppure potremmo andare a prelevare del materiale, del tessuto del materiale dalla pianta, come il germoglio apicale, che verrà poi posto in vitro e propagato. Quindi dicevamo, una volta ottenuto la propagazione del nostro semenzale di interesse, andremo ad avere una parcella, cioè una ripetizione del nostro semenzale. Quindi una parcella formata da un numero da 5, 8, 10 piante e quindi su questo potremo andare ad analizzare i parametri produttivi, quindi il peso medio del frutto, la resa totale della parcella e quindi ipotizzare la resa totale per pianta. Inoltre vengono fatti i principali analisi qualitative, quindi il contenuto di solidi solubili all'interno del frutto attraverso un rifrattometro e anche dell'acidità totale, poi questa attraverso un titolatore, che poi questo viene trasformato in percentuale di acido citrico. Inoltre viene poi fatta appunto la continua la valutazione fenotipica per i tratti che abbiamo appunto evidenziato. Quindi se questi sono ancora stabili e si riproducono anche nella fase successiva, quindi nella valutazione del semenzale. Quindi vediamo tra i principali tratti richiesti appunto la spinescenza, che è molto importante appunto per favorire la raccolta di tale coltivazione, il numero di polloni che vanno, quindi il numero di tralci che lignificano, che quindi saranno pronti a produrre a fiore, e il numero dei fiori e quindi la capacità di fioritura, se unifera o rifiorente, e soprattutto il fiore, quindi la consistenza, il frutto, scusate, la consistenza del frutto e anche la capacità di aderire, quindi la facilità alla raccolta. Tutte queste caratteristiche quindi vengono poi riportate nel secondo livello di valutazione dei semenzali vengono riproposte quindi la selezione di quattro parcelle ripetute di 5-10 piante come prima, e queste però vengono piantate in diversi campi con diversi tipi di coltivazioni, quindi come può essere il fuorisuolo o sottotunnel o in pieno campo. E soprattutto queste poi vengono confrontate con varietà di interesse commerciale. Inoltre vengono effettuate analisi di laboratorio come i parametri nutrizionali, quindi il contenuto di vitamina C, di totale di fenoli di fenoli totali contenuti all'interno del frutto e sicuramente anche uno studio sulla shelf life. E infine la terza valutazione, quella sul campo precommerciale, appunto nel campo dell'agricoltore, il quale appunto riceve questa selezione al fine di conoscerla al meglio e anche darci un feedback su quello che può essere per lui, su quello che può essere per lui, se è valida, appunto se è buona e se merita appunto di arrivare ad essere una coltiva. Infine, l'ultima fase è quella del controllo sanitario per ottenere una certificazione genetica sanitaria del materiale di moltiplicazione delle piante di lampone quando appunto arriviamo al rilascio della varietà. Quindi ci sono quattro importanti step che sono quello della conservazione del materiale di premoltiplicazione, la premoltiplicazione e la moltiplicazione appunto il vivaio.
Quindi queste fasi vengono, cioè la conservazione del materiale in premoltiplicazione si stabilizza 3-4 piante madri, queste poi tramite una micropropagazione vengono moltiplicate, quindi si ottiene un materiale di prebase. Tutto questo avviene nei stabilimenti che sono stabilizzati e controllati dalla regione, quindi da ambienti fitosanitari controllati, appunto al fine di ottenere poi uno sviluppo di materiale di moltiplicazione che possa essere sano, salubre, privo da ogni patogeno e quindi questo poi può essere portato in centri di moltiplicazione e quindi sotto tunnel o in particolari condizioni in ambienti in campo e al fine di essere certificato. E successivamente poi questo materiale può essere portato ai vivai, che ne stabilizzano anche lì i caratteri, cioè determinano se ci sono patogeni o malattie particolari e quindi poi alla fine c'è il rilascio della certificazione della pianta. Vediamo in ultimo il trend delle registrazioni delle nuove cultivar in paesi europei che ha appunto visto un incremento negli ultimi 20 anni. Possiamo vedere dal 2000 c'è un crescente interesse di questa produzione. Grazie per l'attenzione. Grazie Valeria. Ci sono domande? Are there any questions? Also from the people? Dai, ti faccio io la domanda su. Hai detto sulla selezione. Adele, vedo che c'è una mano alzata di Adele. Se vuoi fare una domanda tu. Adele, il microfono forse. Eccoci qua, bella la presentazione, Pergolotti, di grande interesse questa cosa. Allora, avevo due domande, due curiosità più che altro. La resa, più o meno, per 1.000 metri quadrati, immagino, no? Hai un'idea della resa e del perché, seconda domanda, del perché ci sia stata questa evoluzione dal 2017 in poi della produzione, se c'è qualche ragione particolare dell'utilizzo di lampone a livello europeo. Non ti sento, io non ti sento però. Voi mi sentite? Sì, non so cosa. Ma Microfono? sentite anche, è il mio problema che non sento Valeria? No, io non la so. Ok. Che è successo, Valeria? Forse sì, forse è quello il problema. Togli le cuffie. Mi sentite adesso? Sì. Ah, ok. Scusate, non so perché. Sì, allora, grazie a dei progetti regionali abbiamo visto che la produzione è di circa 10 quintali per 1.000 metri quadri. Sì, e soprattutto questo crescente aumento della produzione negli ultimi anni molto probabilmente è dovuto appunto dagli studi di miglioramento genetico che hanno permesso quindi di sviluppare in larga scala delle produzioni con varietà che appunto possono adattarsi agli ambienti differenti, appunto ai climi più caldi, come addirittura la Spagna o il sud dell'Italia.
Sì, penso sia questo. Poi Più vabbè, sicuramente. la richiesta del consumatore che. Esatto, sicuramente la richiesta del consumatore, visto la recente comunque scoperta sempre del valore nutrizionale dei piccoli frutti che possono apportare a un livello appunto di benefici per la salute molto elevati e quindi sono ricchi di polifenoli, vitamina C che allungano diciamo sicuramente il benessere del consumatore. Certo, l'esplosione anche dei succhi, no? Succhi di frutti rossi, insomma, una serie di cose per cui Sì, c'è stata sono un'evoluzione notevole. molto gettonati. Grazie. Sempre il colore rosso attrae. Va bene, allora dai, figurati. Grazie, Ale. Non ti faccio io la mia domanda, ma non so se ci sono altre domande, se no ci fermiamo qua. Grazie Valeria. Allora passiamo a questo punto dalla fragola, dal lampone alla fragola, quindi abbiamo accorpato tre dottoranti del gruppo Berris e quindi Gianmarco Giovannetti, che invece è il primo anno. So, Gianmarco, forse Buonasera. start your presentation, share your presentation and your screen. Preparate prima le presentazioni, così siete pronti. Ok. Dovrebbe partire. Sì, la vedete? No. Niente, allora condivido direttamente lo schermo. Devi condividere, condividere. Ecco, vai sulla tua presentazione. Perfetto. Metti full screen. Yes, un attimo solo, prof. Sei la prima esperienza, il primo anno, dai, te lo concediamo, al prossimo anno. Allora, Prego. vedete tutti? Per questo primo seminario bibliografico per il progetto di dottorato di miglioramento genetico in fragola, cofinanziato dall'azienda Geoplant Vivai, oggi andremo a parlare delle strategie di costituzione varietale per i differenti sistemi di coltivazione e le differenti zone pedoclimatiche. Ok, la fragola coltivata prevaricata per ananassa si è originata in Francia nel 1766 attraverso un incrocio casuale interspecifico tra due specie ottoploidi che sono Fragaria virginiana e Chiloensis. Successivamente è stato introdotto tramite l'attività di breeding un altro genotipo che è quello di Fragaria virginiana subspecie Glaucus stout per introdurre il carattere della rifiorenza. Questa specie è una specie allopoliploide ad elevata ploidia e il genoma dei genitori è il prodotto dell'evoluzione poliploide e quindi della fusione e dell'interazione tra i genomi di quattro specie diploidi, che tutto ciò è avvenuto circa approssimativamente 1 milione di anni or sono. Il genere Fragaria è interfertile sia tra i diversi livelli di ploidia che tra le diverse specie e questo ha permesso l'evoluzione di questa specie. Qui possiamo vedere una distribuzione geografica dei diversi progenitori e dei putativi intermedi, tetraploidi in Asia, esaploidi nel continente eurasiatico ed infine i progenitori, gli intermedi dei progenitori ottoploidi nel continente nordamericano. Guardando le produzioni di fragola e le superfici coltivate degli ultimi 25 anni, a partire dal 94 arrivando fino al 2018,
possiamo vedere che le produzioni sono aumentate da 3,2 milioni di tonnellate ad 8,3, un notevole aumento, e sono aumentate anche le superfici coltivate, passando da 238.000 ettari a 372.000. Poi, attraverso dei modelli, diciamo, di previsionali, si è visto che nel 2030 la produzione mondiale di questa specie dovrebbe arrivare intorno alle 12 milioni di tonnellate e naturalmente anche l'area coltivata sarà maggiore. Attualmente la produzione di questa specie può essere divisa in quattro zone principali che da sole coprono il 96% della produzione totale. Queste sono l'est del continente asiatico, il Nord America, l'Europa con un 20% sulla produzione totale, il Medio Oriente e il Nord Africa. Oltre a questo, il restante 4% è suddiviso tra diverse zone del mondo, tra cui l'Australia e il Venezuela coprono lo 0,5% di questo 4%. Le rese di questa specie si aggirano nel 2018 sulle 22,4 tonnellate per ettaro e si è previsto che nel 2030 dovrebbero eccedere le 29 tonnellate per ettaro, però delle previsioni diciamo un pochino più conservative ci dicono che nel 2030 avremo delle produzioni per ettaro che si aggirano intorno a 26,3 tonnellate per ettaro. Cioè, questo aumento di rese negli anni, come possiamo vedere, questa impennata è stata possibile grazie al miglioramento varietale, all'adozione di appropriati sistemi di coltivazione e l'implementazione di questi e al miglior controllo degli stress biotici e abiotici. Adesso, il ruolo del breeding nello sviluppo del mercato di questo frutto è quello di far fronte alle nuove esigenze di mercato adottando, diciamo, delle cultivar che siano appropriate per diversi sistemi di coltivazione e per diverse aree di coltivazione, perché solo in questo modo noi possiamo ottenere delle produzioni che siano soddisfacenti sotto il punto di vista di rese e sia sotto il punto di vista qualitativo. Come possiamo vedere in questi due grafici, questi sono i numeri di cultivar registrati per anno in Europa in verde e nelle località extraeuropee in giallo. Come possiamo vedere, negli ultimi anni c'è stato un notevole incremento del miglioramento varietale di questa specie che ha portato ad ottenere delle rese maggiori, delle produzioni maggiori e comunque una qualità maggiore di questi prodotti. Possiamo dire che l'Europa dà un buon contributo nel miglioramento varietale della specie. Allora, il concetto di qualità nella strategia del breeding, diciamo che è dato dall'interazione di tre fattori principali, che sono il genotipo, le condizioni ambientali e i sistemi di coltivazione. Questo perché, ad esempio, in un sistema di coltivazione di pieno campo, i fattori ambientali sono diciamo, quei fattori che vanno ad inficiare di più sulla qualità dei prodotti. Mentre se via via andiamo in dei sistemi di coltivazione che hanno un maggior controllo di questi fattori, possiamo ottenere una qualità dei frutti migliore, non preoccupandoci, ad esempio, degli eventi meteorologici avversi o eccezionali come le gelate tardive. Mentre il genotipo, diciamo che è la componente fondamentale per ottenere la qualità, perché noi, attraverso il genotipo e l'esplorazione della nostra variabilità genetica di questa popolazione, andiamo ad ottenere delle nuove cultivar che esprimono elevata qualità per differenti aree di coltivazione e anche per differenti sistemi di coltivazione specifici, quindi. Allora, i descrittori della qualità sono classificati in tre modi, quelli possiamo trovare quelli agronomici commerciali, quelli organolettici e quelli nutrizionali. Quelli agronomici commerciali sono quelli che interessano di più i coltivatori, che quindi sono visibili direttamente in campo, sono rappresentati dalla forma del frutto, il colore, la dimensione, la resa della specie, del genotipo, della cultivar. L'epoca di maturazione e la resistenza ai fattori abiotici e abiotici, molto importante soprattutto nei sistemi di pieno campo.
mentre la qualità organolettica diciamo che è quella più percepita dai consumatori, in quanto può essere percepita dai sensi di essi ed è rappresentata dalla consistenza dei frutti, il loro sapore e il loro aroma. Infine abbiamo la qualità nutrizionale, che è quella qualità che possiamo definire nascosta, in quanto non è percettibile direttamente, ma comunque c'è, ed è costituita dal contenuto in fibre, vitamine, minerali, acidi fenolici e infine dalla capacità antiossidante totale di questi frutti. Adesso noi cosa possiamo apprendere dalla percezione della qualità da parte dei consumatori? Allora, naturalmente loro apprezzano di questo frutto il colore, l'odore e l'aroma come prima cosa. Però naturalmente in quest'ultimo periodo si sono sempre più fatti strada gli effetti benefici a livello della salute, della salute dei consumatori che hanno questi piccoli frutti, in particolare l'elevata capacità antiossidante che hanno questi frutti. E quindi il consumatore, quando si rivolge al mercato per scegliere i frutti, non valuta solamente l'aspetto del frutto e il sapore, ma anche questa componente di beneficio per la salute. Inoltre, ogni consumatore ha delle preferenze edonistiche soggettive, che sono soggettive sia a livello della stessa popolazione che a livello di differenti popolazioni in diverse aree del mondo. Infatti, ci sono alcune popolazioni che preferiscono un frutto più dolce o altre che preferiscono un frutto che abbia un sapore equilibrato, tra l'acidità e il contenuto zuccherino. E sarebbe interessante fare degli studi di marketing per implementare dei programmi di breeding con degli obiettivi specifici che vadano a soddisfare quelle che sono le esigenze dei coltivatori, ma anche le richieste dei consumatori riguardo alle proprietà nutraceutiche e anche organolettiche di questi frutti. Adesso, come facciamo noi a capire qual è il contributo delle cultivar per migliorare la qualità globale delle produzioni di fragola? Allora, innanzitutto lo sviluppo di nuove varietà è fondamentale, in quanto noi attraverso differenti obiettivi per differenti programmi di breeding andiamo a sviluppare delle varietà specifiche per le attuali richieste di mercato. Ma questo non basta, è necessario implementare nuovi sistemi di coltivazione e sviluppare dei protocolli di propagazione adeguati che forniscano un materiale vegetale che sia sano sotto il punto di vista fitosanitario, ma anche uniforme sotto il punto di vista genotipico, in quanto le produzioni sono la qualità intrinseca delle produzioni è strettamente legata alla sanità del materiale e alla qualità genotipica di questo materiale. Infatti, in un programma di breeding per migliorare questi caratteri agronomici, commerciali, organolettici e nutrizionali, la cosa fondamentale da fare è quella di identificare il materiale genetico di base su cui implementare il nostro programma di breeding, che può essere rappresentato da delle cultivar apprezzate commercialmente nel periodo attuale, oppure dal germoplasma selvatico, che dove noi possiamo andare ad identificare dei caratteri come caratteri di buona qualità che non sono presenti all'interno della variabilità genetica della specie coltivata. Una volta fatto questo, noi andiamo a programmare gli incroci intra e interspecifici sulla base delle conoscenze che noi abbiamo a priori dei parentali di incrocio, perché queste ci diranno molto sulla progenie, su quello che può uscire nella progenie. Una volta ottenuta la progenie, noi dobbiamo sviluppare dei sistemi di valutazione e selezione che siano su larga scala, in modo da valutare la maggior parte della variabilità genetica ottenuta per i caratteri agronomici, organolettici e nutrizionali. Una volta che ci troviamo ad identificare quei genotipi che sono più interessanti per i nostri obiettivi specifici del programma di breeding, questi entreranno nel campo collezione e, una volta paragonati a delle cultivar di interesse commerciale attuale, verranno testati presso i campi degli agricoltori, in diverse zone pedoclimatiche, in diversi sistemi di coltivazione.
Oltre a questo, per testare la qualità organolettica e nutrizionale di questi genotipi migliorati, dobbiamo andare a, andare a valutare la stabilità nelle differenti aree di coltivazione e sistemi di coltivazione di questi caratteri e a valutarne l'effetto sulla salute umana, se effettivamente ci sono. Una volta fatto questo, verranno licenziate, diciamo, solo verrà licenziato solo quel materiale genetico che soddisfa tutti gli obiettivi del nostro programma di breeding. Allora, l'importanza delle risorse genetiche. Perché le risorse genetiche sono importanti? Perché nel germoplasma noi troviamo tutta la variabilità genetica disponibile all'interno di una specifica popolazione ed è molto importante studiarla, caratterizzarla e conservarla per poi adottarla nei programmi di breeding per ritrovare delle caratteristiche che non sono presenti o poco presenti nella specie coltivata, come l'adattabilità ambientale, la resistenza a stress biotici e abiotici e alcuni tratti qualitativi peculiari, come ad esempio l'attività antiossidante, che come sappiamo è molto più elevata nella specie selvatica. Ok, una volta trovata una volta trovata la base genetica, quindi il germoplasma, come possiamo implementare la qualità di questa specie? Attraverso dei programmi di breeding specifici, generando del materiale di breeding attraverso un incrocio chiamato backcross. Quindi una volta fatto l'incrocio interspecifico tra Fragaria parananassa e la specie selvatica, in questo caso viene utilizzata Fragaria virginiana subspecie glauca, otteniamo una generazione F1 di ibridi che sono al 50% costituite dal genoma della specie coltivata e al 50% della specie selvatica. Andando a svolgere delle generazioni di backcross, quindi di reincrocio con dei parentali ricorrenti appartenenti alla specie coltivata che si distinguono per determinate caratteristiche, noi andiamo ad ottenere alla fine alla quarta generazione di reincrocio un genoma che appartiene per la maggior parte alla specie coltivata, ma comunque è migliorato per alcune caratteristiche perché c'è anche il genoma della specie selvatica. Ok, oltre alle condizioni, diciamo, ambientali, la qualità è influenzata anche dai diversi sistemi di coltivazione. Per questo noi dobbiamo adottare delle cultivar che esprimono un'elevata qualità nei differenti sistemi di coltivazione e identificare quali genotipi si adattino meglio a un determinato sistema di coltivazione. E questo è possibile solamente selezionando il materiale per differenti caratteristiche fenotipiche. Come possiamo vedere in questo schema, ad esempio in aperto campo, noi andiamo a ricercare come prima cosa l'adattabilità pedoclimatica di un genotipo, mentre in fuorisuolo l'adattabilità pedoclimatica non ci interessa perché siamo in condizioni di coltura totalmente controllata, dove non ci sono i fattori del campo, quindi fattori di ambientali, e di conseguenza ci dobbiamo concentrare di più sulla struttura della pianta per avere una raccolta più semplice, ad esempio. Quindi andiamo a ricercare quei caratteri fenotipici che sono ad esempio le infiorescenze che escono al di fuori del fogliame, in modo da facilitare le operazioni di raccolta. Naturalmente la fragola, la qualità di questo frutto non dipende solamente dal campo, ma dipende anche dalle operazioni che si fanno durante la raccolta e nel post-harvest, quindi nel packaging e nella conservazione dei prodotti. Infatti ci sono diverse tecniche di conservazione sia per il consumo fresco che per la trasformazione industriale. Oltre a questo, come abbiamo detto all'inizio, essendo cresciuta anche la domanda del materiale di propagazione, noi dobbiamo implementare delle tecniche di propagazione che ci garantiscano di ottenere del materiale vivaistico che sia sano dal punto di vista fitosanitario e uniforme dal punto di vista genetico. Quindi le procedure standard attualmente, come possiamo vedere in questo schema, hanno delle tempistiche molto lunghe, in quanto otteniamo le piante da mettere in campo al sesto anno dalla costituzione varietale, mentre dei programmi dei protocolli di propagazione adeguati e testati potrebbero fornirci delle piante in tempi molto ridotti
e naturalmente efficientare tutto il processo di propagazione andando ad ottimizzare sia gli spazi che le tempistiche. Comunque, alla fine dei giochi possiamo dire che se il coltivatore è soddisfatto del genotipo che noi gli abbiamo fornito, è soddisfatto anche il vivaista e di conseguenza siamo soddisfatti anche noi breeder, in quanto la filiera va dalla coltivazione al mercato. In conclusione, possiamo dire che la ricerca in fragola nell'ultimo millennio ha avuto un notevole incremento, specialmente per quanto riguarda la parte genetica, ma anche per quella che riguarda la riscoperta e la conservazione del nostro germoplasma e il valore medicinale aggiunto di questi frutti. Inoltre, la ricerca è diventata sempre più multidisciplinare, questo è un current trend, e per far sì di ottenere delle cultivar che siano interessanti dal punto di vista agronomico e commerciale è necessario implementare dei programmi di breeding con obiettivi specifici che sono abili ad identificare la risposta ai fattori ambientali e agronomici per differenti genotipi e selezionare solamente i migliori. Per questo nella programmazione del breeding è necessario espandere la variabilità genetica, adottare appropriati metodi di selezione, valutare la resistenza a malattie e patogeni, e valutare l'adattabilità, quindi testarla, sia l'adattabilità che la qualità in differenti ambienti e sistemi di coltivazione, come abbiamo detto, valutare la qualità organolettica e nutrizionale dei frutti misurandola e infine valutare la stabilità di questa qualità nel post-harvest. Queste sono le reference. Grazie per l'attenzione. Grazie a te, Gianmarco. A un amico. Ci sono domande? Adele, magari hai una domanda anche qui. C'è una precisazione su quando hai definito la filiera nelle conclusioni. Cioè, qui intenderei proprio la filiera dalla varietà al consumatore. Sì, dalla varietà al consumatore. Di aziende che non solo vivaisti, ma anche di aziende, diciamo così, di distribuzione, cooperative di produzione, che sono interessati ad avere le loro varietà. Sì, esatto. Che comunque senza diciamo avere le spese delle royalties, naturalmente, che comunque vanno a pesare notevolmente su. Quella è una cosa, però può essere una strategia di mercato quella di avere una varietà propria? Cioè che... Beh, se la varietà è valida, certamente che è una strategia di mercato vincente, perché poi anche altri centri di moltiplicazione e vendita del materiale vegetale sicuramente ne richiederanno la privativa, se è un materiale valido a livello commerciale, quindi nel mercato. Se è richiesto dai coltivatori, i vivaisti naturalmente devono propagare quella varietà. Va bene, c'erano contributi, altre richieste. E... Ah, fermiamoci qua allora. Grazie Gianmarco. Grazie a tutti, buonasera. Thank you very much. Now it's the last strawberry, but not the least one. Always from our group working so good afternoon. You can open your presentation and share your screen. Voila is at the second year, so it's a methodology seminar, methods for determining strawberry fruit quality. Good afternoon, Prof. Good afternoon, all the participants. Is it spell Prof or not? No, you need to share your screen. Okay. It's okay. Full screen. Okay. Go ahead.
This is Rohla Kaderi. I'm second year PhD student under supervision of Prof. Bruno Mazzetti. I'm presenting the methods for describing determining strawberry fruit quality. Strawberry, you know, it's one of the most important economically as a consume and all over the world as a fresh or also as a processed form. The annual production of the strawberry is more than around 8 million metric tons and cultivating in all over the world around more than 370,000 hectares as a report of FAO. Also, Italy is also as the one of the top producer of the strawberry. So strawberry is possible to grow in all different seasons and also in different climates in all over the world. During the season of April till early June is the most production of the strawberry, as also we see in other graph that it shows the lower price. But in other season is also possible, other part of the Europe, that early season of the year, that in January and February is production is in Turkey and Spain, and after the after a guest in September, it's Northern Europe, and at the end of the year, in November, December, is by soilness production and greenhouse productions in the UK and Netherlands. So main descriptors of the fruit quality is the strawberry plant yield efficiency, organoleptic quality, and nutritional quality. So the factors that are affecting in the pre-harvest and post-harvest are the genetic, environmental, cultivation system, and harvest and storage. Also the interaction among all these factors that affect the strawberry quality. So environmental cultivation systems that I'm using the strawberries here, it's cultivating an open field cultivation system and experimental farm of the university in Agogliano, that are the main characteristics of the soils. The pH are 7.9 and the active calcium is around 9%. The texture is composed of 40% clay, 25% sand, and 35% of silt. So breeding for the purpose of the improving the strawberry quality for obtaining a good strawberry quality, we need to identify wild and cultivated germplasm as a source of a good quality. Developed a breeding program on this aim, then develop a large scale of selection tools for identifying genotypes with improved or high quality. Then we should test different cultivation conditions, and also we check the effect of on human health. Then we commercialize on the best or interesting materials, and also we should check the adaptability of different cultivation systems. For defining a breeding program, we should check for which crosses that we need, inter-specific or inter-specific crosses. Then we should identify the parents. Then after that, after the crossing, we should collect the seeds and regrow the seeds. Then we should select the best selections. For the selection procedures, we need to field program assessments. Then we should check the sensorial quality, and for the nutritional quality, we are checking the total antioxidants, total phenolics, and total antioxidants by spectrometer. And for more deep analysis, we are checking by HPLC,
analysis of the vitamin C antioxidant and phenolic acid. Then for the best one, we obtain the new high quality strawberry. For productive and commercial evaluation in the field, we are checking two main characteristics. The first one is phenological characteristics, and the second one is productive characteristics. And for fruit sensory quality, we are checking the soluble solids or the sugars of the strawberry, the acids, the firmness, and the color. And for early screening for main nutritional quality, checking the total antioxidant capacity, total phenolic compounds, and total anthocyanin contents. And for HPLC analysis, we are analyzing the vitamin C, folates, anthocyanins, and phenolic acids. So, phenological characteristics, the main thing we are focusing, the number of shoots per plant, the flowering period, and the ripening period. Then we are calculating the precocity index, that checking by this formula, the number of day from the January over the total production of the harvest. For productive characteristics, we are measuring the total fruit productions, the total weight of commercial productions that are describing well here. The commercial productions are bigger than 22 millimeters without injury, and the second categories are the small fruits with a smaller diameter of 22 millimeters and misshapen that are obvious pollination problems. And the waste fruits are the rotten fruits. That for average weight of the fruits, we are calculating based on this formula that the average of the fruits of the harvest or the commercial production of all the collections. For fruit sensory quality, we said for checking the B-rex of or the total soluble solids of the fruits, we are measuring by refractometers. There is two types of refractometers. One is manual, that are the pictures of the fruits are in the left, and other two types are the digitals. It is too easy and too fast. After zeroing by the water, we are adding some drop of the fruit juice, and they are giving the percentage of the amount of the sugars. For acids of the strawberry, we are doing by two methods. One, the first one is by adding of 10 milliliters of the strawberry juice and 10 milliliters of the water, by adding some drop of Motel Blue solutions, and we are starting adding the sodium hydroxides when the fruits color from yellow to the blue becomes that it's also visible in the pictures. When it be the fruit juice become blue colors, we stop adding the sodium hydroxide amounts, and the amount of sodium hydroxide that we dropped in the juice, it is the number of the acid of the fruits. And the other method is the digital instruments, automatic instruments, by we are adding the titration solutions, this doing by itself, and after by continuously measuring the pH. When we reach the 8.2, the pH, it gave us the automatic the amount of the acids. For fruit firmness of the strawberries, we are measuring by pinetometer. It's also two types of pinetometers. One is analog and the other is digital. We are measuring the 10 fruits in two sides of the every 10 fruits for measuring the firmness of the strawberry.
For fruit colors, we are measuring the color of the strawberries by colorimeters that are gave us the directly the LAB, that the L value is showing us the brightness of the fruit, and the A and B is showing us the color of the fruit. This is the instrument of the color, that by putting in the hole of this instrument and by clicking once, they are giving automatically the value of A, B, and L. For analyzing the nutritional parameters, first of all, we need to prepare the extraction for all spectrometer analysis. For preparing the extractions, we're taking 10 grams of the strawberry fruit portions by adding a 40 milliliter of methanol after the centrifuging, and we are obtaining the fruit extract. For analyzing of antioxidant capacity, we are using the TEAC method before starting the analysis. One day before, we are preparing the ABTS solutions. And after that, by the other day, we are on the some fruit extract. We are adding ABTS and the change of the color. We are measuring on the absorbance of 734 nanometers, the amount of antioxidant capacity. For the total phenolic compounds, we are using the following strategy by adding some amount of the folate and sodium carbonate. We are measuring the total antioxidant compounds on the absorbance of 760 nanometer by spectrometer. The total anthocyanin contents, we are measuring anthocyanin contents by the pH method, by different pH method, but pH 1 and pH 4.5. And we are measuring on 700 and 520 nanometers absorbance. For HPLC analysis, you are going a deep for the nutritional content for the strawberry. The important one is the vitamin C. For analyzing vitamin C by HPLC, the first we have to prepare the extract after the by taking 1 gram of the strawberry fruit and adding extract solutions of 5% metaphosphoric acid and 1 millimolar of DTPA. And after doing all the procedures for obtaining the quality and centrifuge of the filtering, we obtain the purified extract. For measuring the vitamin C, we, as described on Hilsberg et al. In 2003, the extracts are subjected to the HPLC analysis. The HPLC system is comprised by a JSCO PU2089 plus controller and ultraviolet detector and also an auto sampler. The column for vitamin C is a type of C18, and the wavelength for analyzing the vitamin C HPLC is 244 nanometer, and the running time of each vitamin C analysis is around 15 minutes. For folate, you're doing another extraction to obtain purified extracts. We are doing taking 2 gram of a portion of a strawberry fruit by adding the 25 milliliter of buffer solutions after adding the enzymes, doing the all long procedures, we're obtaining purified extract. For analyzing folates, we are using the Shohok et al. In 2018, the method of that, for obtaining same HPLC system that we are used in, for vitamin C, but for this, the detector is a different for vitamin C.
we are using two detector wavelength, 290 nanometer and 360 nanometer, and the running time of the folate is around 50 minutes. And the quantified folates, we are using the external standard of folic acids and expressed in microgram of folic acid per 100 gram of fresh food. For analyzing phenolic acid and anthocyanins, that stock that we same extract for spectrometers that we prepared for spectrometer analysis, we are taking the remaining extraction and we are filtering with an nylon filters to obtain purified extract, because HPLC is more sensitive for to be obtain more purified extract. For anthocyanins analysis by HPLC, again we are same HPLC systems. The column is 18. The wavelength is, but for this is 520 nanometers. The running time is 50 minutes. For phenolic acids, again we are doing same, using same HPLC systems, but with different wavelengths and different running time. The conclusions, we said that main descriptors of the concept of strawberry fruit quality are the strawberry plant yield efficiency with high yield and with a good organoleptic quality and with high nutritional quality. And breeding program are focusing increasingly their attention to identify a new cultivar by combining plant resilience with high yield and enhancement of fruit sensorial and nutritional quality. The highest performance of new genotypes can be achieved with the combination of environmental condition and cultivation practice that allow explorations of the better agronomic performance combined with the highest fruit organoleptic and nutritional quality. Integration of wild germplasm in breeding program will contribute to increase interesting nutritional features that might have health implications for human that need to deeper evolutions. And here in the pictures, you have different strawberry genetic variability UniVPM breeding program. Thank you for your attention. Thank you very much, Luella. I don't know if people connected now having some questions. No question. Well, just about the last comment. So what you described at the nutritional level, in some way, it's just the determination of specific compound, of the content of specific compound. How far this can be helpful in any case? The fact that you have a new strawberry that you can say that it's rich some compounds. Is that already a proof of the benefit, health benefit for the consumer, or is just an indication? Can you, I don't know, claim, use this data for promoting the variety? Sorry, I didn't take it exact your question. Prof, can you say it very shortly? You described methods for measuring the content of specific compounds. Okay. So this data is already enough for making some, I will not say claim, but some indication, giving some indication, or you need to go further with that perspective. As a last point in my conclusion, Prof, I said
For this, we need to more deeper evolutions that mostly it is not belong to our field. They are need to biomedical field to check these effects on human health. Okay, yeah, in fact, I was asking you more deep. Yeah, Michele, you have a question, go ahead. Yeah, maybe it's a very nice talk. Just, it may be isolated from the topic itself, but the consumer looks more at the morphological aspects of the strawberries or to the nutritional value of the strawberries? Most thing that the consumers are checking the appearance and also the taste of the fruit, but nowadays consumers also wondering about the nutritional quality that mainly that in the market they are trying to write the amount of this nutritional quality on the labels for the strawberries. And is there a way to combine both so that a good strawberry, a good tasting strawberry, has also a very good nutritional value? Yeah. All breeders are trying to have all these aspects, high yields for the growers and also for good quality for the consumers. Okay. Michele, like everybody, you are asking the perfect strawberry. Yeah, because when you are at the supermarket, you have no way that you can know the nutritional value of the strawberry. There is no indication on the label about the anthocyanins quantities that are present or what. You just judge by the morphological aspects. Yeah. So yeah, that's why. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. No other question, no other comments. Thank you, Ruala. You can stop Thank you, sharing brother. Your presentation, your screen. And now next speaker is Giorgia Rampanti. Yes, here I am. Can you hear me? Yes, you can open your camera. Open your presentation and share your screen. Okay. Still, we don't see. Okay. Can you see the screen? Not yet. I don't know why it's not working. So maybe the connection is not perfect. You don't see your camera. Your camera is off. But you can see my screen? No. No, nothing. Okay. Wait. Please practice this activity at all. Now it's coming, yes. Okay. Use your screen, but not your presentation. And we don't see you. Well. I don't know, but I cannot share my video. Maybe because I cannot share two screens in the same time. I don't know why. Maybe because I'm in the web app. Okay, go ahead with your presentation. Open your presentation. Okay, sorry. Thank you. Full screen for your presentation. Yes. Okay. Now it is. Sorry. Okay. Good afternoon, everyone. I am Giorgia Rampanti, and I started my PhD project in food microbiology under the supervision of Professoressa Lucia Quiranti last April.
My work concerns the study and the use of new tesorenate for cheese making. Today, I will try to explain what my project consists of, the objectives, and also I will review some studies in the literature useful to put into practice the plan of the project. So, in these years, for the, my PhD project, I will deal with the cheese making process. This is a process that in general involves different steps, also different ingredients, and different factors can affect the final cheese. A result, due to all these variables, bibliography reports, there are more than 1,000 varieties of cheese worldwide. And we know that cheese is an important and widespread food all over the world. In fact, as reported in this data, 21 million tons in 2020 were produced worldwide. And the European Union is the top producer in the world. In particular, I will focus in one of the main ingredients which is making, that is rennet. And let's say this is the ingredient that allows milk coagulation. Rennet so is fundamental, and animal rennet has always been the most widely used worldwide. But starting from 1960s, many factors such as the inadequate supply of chymosin, religious factors, demand of specific consumer segments, and lower price have led to the research for alternative coagulants that has known as rennet substitutes. To date, there are three possibilities that are the microbial derived coagulants, the use of fermentation-produced chymosin, and as I will talk about, the plant-derived coagulants. This interest is confirmed by the very strong increase of publication that are reported in literature in the recent years, starting from the 2010 and also a big increase in the last 5 years. So they reveal that vegetable coagulants are a subject with growing interest for their technologies. If the use of plants for the extraction of vegetal coagulants is known since very, very ancient historical periods. We talk about 50 AD. The first reference is from Livio Columella, as stated in his De Rustica, where he talks about the use of carbiflora for coagulating milk. In this table, I reported some examples of plants that are used to study the coagulating enzymes, and just to do some examples, we can say that there are very different families and genera and species of plants. And the coagulating enzymes that can be different kinds of aspartic, cysteine, or serine, be extracted from different organs, such as flowers, such as the case of cinara, psyllium, cirsium, or citrus, or fruits, like Actinidia chinensis, Cucumis melo, or Morinda citrifolia. But also from different organs, such as seeds or leaves. My
My PhD project will be part of a bigger project, a bigger European project, namely VeggieMed Cities. Objectives are the acquiring in-depth knowledge on different distal species, so a particular plant species. The thistles are spontaneous herbaceous plants of different genera within the family Asteraceae, so such as Cynara, Carlina, Cirsium, or Onoporum. And so the study of them for possible use as milk clotting agents. For this aim, it is a fundamental the characterization of the thistle critic struts and also trials for manufacturing local cheeses that are traditionally manufactured with other coagulating agents. Another objective of the project is assessing the consumer needs, preferences, and acceptance towards these cheeses and the potential value chain improvements, and also developing sustainable agronomic practices for thistle cultivation. VeggieMed cheeses wants to valorize local Mediterranean cheeses, and these in particular are Fiore, del Casar, Queso de Murcia, and Feta. And the specific challenges of the project, explained by some keywords, are the heritage preservation by acquiring information on the value of the extracts. Also, of course, the thistle cardioid cheeses, quality and sustainability, technological innovation in matter of milk clotting agents, and so to the use of the extracts for cheese making procedures. Another challenge is to potential biomarkers for demonstration of quality and authenticity, and of course also attend to develop new business opportunity. Slide, there is a scheme of my project plan. So I will study three different kinds of thistles that are Onoporum tauricum, Onoporum platyepis, and Cynara humilis. These species will be used as spruce plants, but also from cultivated plants. And from these, extract will be obtained and used for cheese making trials. So the objective of this plan will be to compare cheese from obtained from these new thistle species and to compare them with a commercial vegetal rennet that is Cynara cardunculus. For this aim, at the end of the ripening period and also during ripening period, different kind of analysis will be done, such as physicochemical and chemical analysis, nutritional, microbiological, textural and sensorial, and also the presence of health beneficial and hazardous substances will be investigated. Just one very important mission, info missing. I will prepare. I will focus on Sofiore cheese. Evaluate the enzyme activities. Two important aspects as have to be assessed. One is coagulation, because of course this plant extract we need the coagulating extracts times that has to have a coagulation property. So for this reason, we talk about milk clotting activity. This is the ability of the enzyme to hydrolyze the key casein. Another aspect is the effect of the rennet, thistle rennet, during ripening. This because the hydrolysis of caseins
high residual coagulant produces essential substrates for some bacterial microflora, whose degradation allows flavor development. For this reason, perfect plant coagulant has to have highly specific caseinolytic activity and a low general proteolytic activity. So it's very interesting to study the ratio between meters. About milk clotting activity of thistle extract, we can say that from this extract there are different kinds of proteases. The most common in these species are proteases. Is revealed are more active and at acidic pH values. Cynar carduncleus is the most studied species, and few data about the species under investigation are available in literature. Some studies. We know that a partially purified enzyme preparation, namely onopordosin, was obtained from Onopordum acanthium from by Brutti et al. Also, Onopordum turcicum was found to contain proteolytic enzymes. For the first time, Antoine et al. In 2020 characterized the milk clotting activity of aqueous extract from spontaneous flowers of Onopordum. But as already mentioned, another aspect that is very important to be considered is ripening. This is because rennet coagulated cheeses are the final result of a complex sequence of biochemical reaction that depends on manufacturing process, residual coagulant activity, the type of starter, and the secondary microflora. In fact, during ripening, different kinds of reaction occurs, such as the lactose, proteolysis, and amino acid catabolism. The final products, so this end of the ripening, depends on this reaction occurring during ripening. So this reaction, of course, affects the final quality of cheese. A better understanding of the effect of thistle rennet during ripening is needed. There are only few information in literature, and some of them say that thistle rennets produce cheeses with sensory qualities very similar to cheeses produced with animal rennet, while in other studies, difference have been seen from these two different cheeses obtained from two different rennet. And a very important aspect to consider is the fact that due to excessive proteolytic activity, bitter peptides can be produced. And this is not good for the final cheese. Another aspect that has to be investigated is the bacterial diversity and dynamics during ripening. And this was done, for example, by Cardinali and Toll in 2017. And in this case, differences in the bacterial composition between the two cheeses, so and animal rennet, were seen at the end of the maturation period. In this slide, I put the Gantt chart, so the work schedule of my three-year PhD project. The 2 months ago, because my project started in April with the bibliographic research and also the making trials. And I will repeat all the studies, the analysis, the cheese trials, and the data analysis
or different kind of ones that I already mentioned. So Tauricum, Spontaneous and Cultivated, Cordum Platylepis, and Cynara humilis. Here the references, the cytography. Thanks for your attention. Thank you, Georgia. Well, we had some problem to follow you. Your connection was not really so good. I'm sorry. I think that it's the same problem that I had at the beginning with sharing. Maybe next time I will be better organized. Are there questions? I have a question, well, let's say agronomic question. You mentioned about cultivated and wild cardamoms, I don't know what to say. When you say this, so you mean that there are cultivars that are cultivated and are used already for this type of cheese making, or or it just taking some cultivated cultivar? Or finally, do you think that it could be helpful or even interesting to select cultivars? It's a good point. And of course we are using spontaneous, so wild thistles, and about the cultivated ones, there are also studies about this this topic, so it's also an objective of the project. So, but are cultivated for fresh product or processing, not a specific cultivar for this destination? Maybe I did. So are cultivars already existing and used for other destination, not for this specific destination? Yeah, exactly. Okay. Are there any other question? No, thank you, Georgia. Let's stop here. Thank you. Finish. You can stop sharing your screen. Okay. And, the next speaker is Lama Ismail. Hello. Yes, I'm here. Hola. Good afternoon. Nice to see you. Good afternoon. So you can open your presentation and share your screen. And the title of your presentation is called Atmospheric Plasma Application on Food Products. Really interesting. I don't know what it means, more or less, but I will do so. I hope it will be interesting during my presentation as well, and I'll try my best to clarify it. Explain. Explain everyone. Yes. Open the full screen. Yes, sure. You can see my presentation now? Yes, go ahead. Okay. Good afternoon, everybody. My name is Lama. I'm a PhD student in food technology. My PhD topic is about cold atmospheric plasma treatment for food safety and quality improvement. I'm working under Professor Massimo Mozzon supervision, and I'm gonna present to you a brief about my topic, my PhD topic, and also the objectives of my topic, what I found as a bibliography, what I've done, and what will be my work plan for the future. For sure, we can agree that we are always looking for a safe food, which are eventually can be achieved by some thermal technologies. However, there is a big concern in between consumers to have not only safe food but also fresh-like characteristic food products, which are unfortunately not really achievable using the conventional methods. That's why recently a lot of non-thermal technologies have been developed, and
like ultrasound, like UV lights, and both electric field technologies. But one of the most important technologies and innovative emerging technology is the cold atmospheric plasma technology. This technology, besides the non-thermal nature of it, it has many different positive features as a green environmental friendly technology, as a dry and also cost efficient technology, which can replace other technologies or support them in parallel. This kind of plasma it's like a partially ionized gas, which can be produced by applying high energy to the electric field, which help to break down the gas and make reactive species. They can be differ from ions, electrons, radicals, and so on. The plasma application can differ. Plasma application can delivered to the target in different ways. Can be direct way or indirect way through different medium, so water or air or whatever. The cold atmospheric plasma have been used in many sectors, not only recently in food. For example, it has been used in medicine to healing the wounds, or also to sterilize the surfaces, in water treatment and water management for decontamination, also to modify some polymers and get a new version of them. But what is matter for us is the application of cold atmospheric plasma in food. It has been approved already in decontamination and inactivate microbial activity, mycotoxins, and partially inactivating the enzymes, which can help to prolong the shelf life. If we can look to the past two decades, we can see that cold plasma gain a lot of concern in case of food technology in comparison to the other fields. Not only this, what I have noticed that also between the funding agencies, European Commission is giving a good budget to this technology, to support this technology, and also Italy ranked the third between EU countries who shows interest in this technology. The objective of my project are mainly to provide deeper knowledge about this technology and to have a more clear idea about it, also to optimize the parameters that can be used in different food products. Not only this, but also to assess the effect of this technology on the nutritional value of the food products, for example, like oxidation, which I will concentrate mainly on during my PhD on the lipid oxidation level, a degree of the food products. Why we need to concentrate on this oxidation? Because with simple statistic from the databases, I found that only less than half of the documents that have been published concern food quality. And not only this, but surprisingly, there is only less than 30 documents about lipid oxidation. So it's really important sector to cover for future studies, not only during my study. The food products that will be covered during my PhD study are in five categories, which are mainly processed food and vegetable, minimally processed fruit and vegetables, also dried, semi-dried fruits, fish products, and molasses. We have chosen those five categories on the basis of their relation with the stability of food. The device of a plasma that will be used will be differ from a product to another. For example, in case of fish product and molasses, we have been used plasma activated water,
which is an innovative prototype that can use the water as a delivery medium of their plasma reactive species. And then after this water activated for a while, we can use it for to treat the food product. Regarding my bibliography, I start to navigate the databases using some word related to my topic, as called atmospheric plasma, non-thermal technology or non-thermal plasma, food products, food quality and oxidation level. Also, the second step was to organize the data that I collected and the documents, to archive the documents. I'm using also Mendeley. A bit old school, but I'm stick to Excel because for me it's easy to get when I need some information. And here I can show you that since I'm focusing on lipid oxidation, I collected some papers and articles in this regard. I divided them into two main groups. The first one is with high content of lipids, like fish and meat products. I found some of already treated products, like sea bass, herrings, and ready-to-eat ham. The second group is about other food products which have good content of lipids as well, like vegetable oil, peanuts, hazelnuts, and walnuts. The output of our project is to provide a comprehensive profile of cold atmospheric plasma and its application on food products in order to have scientific or for scientific input provided to European Food Safety Authority in order to give like a proof about the safety of this technology and how it can be usable in the market. I will finalize with the work plan as a Gantt table that I did and I will do also. My first few months were about bibliography research and what I collected from, and also we collected some samples like fish products and molluscs. We already treated some of these samples. Eventually we will do that for further, we will do also again for another food product. We try to extract the oil in order to use it for further analysis. Also, we are trying to optimize the parameters of plasma during my study in order to get the optimal one for each product. Also, we are considering the yield of the oil that we can get. The further analysis for lipid oxidation will mainly be about fatty acids profiles and volatiles, peroxide values to determine the level of oxidation in polyunsaturated fatty acids, also cholesterol, oxesterol, and for T-bars value. At the end, we will have the final optimization eventually for the this technology and how to use it for the other food products. And I will finalize my third year in writing my doctoral thesis and other scientific papers. Thank you so much for your attention, and I will be glad to answer any question. Thank you. Okay. Well, I think you have to follow also the other seminars and try to harmonize the preparation of the seminars. We keep saying this every year. Excuse me, I didn't get what you meant by that, Professor. It's just a comment. Yes. Saying that you should follow the other seminars, and this seminar you are not addressed to see what you are doing in reality, what is your research activity. Your research activity has to be reported in the annual report. So in September, you will be called to report your research activity for your approval. And this yes. has to be different from what you are presenting from the seminar. A little bit is the same also, is a comment that I also have for the presentation of Georgia. I don't know if Georgia is still here.
So the seminar have to be different from the report. The report, annual report, has to be addressed to the summarizing, synthesizing what are your didactic and research activity. The seminar one is the first one, bibliographic. So just show us that you did a kind of research of a bibliographic evaluation and presenting. And then the second one on the methodology. So what are the methodology used or the approach used for this type of study? To harmonize with the work that all the other students are doing now. Excuse me, Professor, but just to, because I wanted to know exactly what you mean, because, for example, I talked for just a few slides about the bibliography that I found and what I did. I didn't mention anything about the methodology that I will use. I only mentioned that I will do peroxide value or T-bars or other analysis, but I didn't mention anything related to the methodology or how we will develop these methods to use it in the laboratory. Even though I did... You were focusing on explaining what is your program. So the table of describing what is your program of activity, the Gantt, all these things can be helpful, but it's more important to spend the time for the seminar in, I told you, I don't understand what is that. More or less I understand now, but maybe you could do something more to make people stupid like me and not understanding and not knowing the system. What is the system? that is the reason of the seminars. And in the next seminar, you have to explain to people like me that don't know what you are doing, what are the best methodologies that can be helpful and the reason why that methodology can be applied for that. Sorry, but just I wanted to ask. That's why I'm really sorry if my question was incorrect, but I just wanted to understand what I have to do. That's why I commented again on the presentation. Well, it happened. I know. So again, bibliography means introducing the arguments and explain what are the main issues related to that argument and why, what is the reason. It is important to do this kind of study on that argument. What is the trend? What is the importance? And so on. So really, state of the art is a first chapter of your dissertation. Okay, just but you understood that we have to find an optimal parameters for cold plasma at the end of my project. Yeah, right? I got this. So it's not totally out of this presentation. So sorry if I'm taking you as an example. It's okay. Year. It's okay. Just as a student at the first year, but just again to remember this every year that we try to keep this type of organization and methodology for the student. Okay, thank you. And if you have a question related to cold plasma, I will be happy to answer also. Yeah, say that we will learn more. Okay. And we will see better also from your research when you will show results from your research at the annual report the next fall. Well, sorry, it was just a general consideration again that we usually do to try to align the work of all students. Otherwise, every time it happens that somebody is doing one work and the other is doing another work, and then it's difficult to do this good assessment. Okay, are there some questions? If no specific question, I think we can stop here. And okay, I recorded the presentation today, and we will try to transfer it on YouTube and have it available on the web page of the department. And so let's meet next week
I suggest again to avoid this problem to all students to keep following the PhD, to follow the seminars. Because if you don't follow the seminar, then yeah, you show up one day showing us something that maybe it's a little bit different from what all the other people are doing. That is my kind suggestion. Have a nice afternoon and see you next week. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye.